Ciao a tutti ragazzi, oggi nuovo video reaction. Qualche giorno fa stavo girando su YouTube e casualmente mi è uscito fuori questo video sparring di Ryan Garcia prima di diventare professionista, quindi era ancora dilettante, quindi è un video parecchio vecchio, parecchio datato. Al che mi sono detto, ehi, ma sarebbe veramente interessante fare una reaction a questo video tutti insieme, vedere un attimo se è migliorato Ryan Garcia rispetto a quegli sparring, in cosa è migliorato e soprattutto quali sono gli errori pugilistici che si sta portando appresso ancora oggi. Come tutti saprete, Ryan Garcia ultimamente, dopo il match con Devin Haney, il match su richiesta di Haney e su richiesta della commissione sportiva è stato annullato, quindi è finito no contest. Ryan Garcia è in mezzo a tante polemiche ultimamente che gli volevano anche togliere, se non sbaglio, la borsa nel match contro Haney. Alla fine questa cosa è stata respinta, la borsa gliel'hanno lasciata, mi sembra che l'hanno multato un pochino, ma vabbè, quando fai certe cifre, le multe che paghi in confronto fanno sempre un po' ridere. Però in compenso gli hanno tolto la vittoria contro Devin Haney, anzi quel match risulta come se non si fosse mai fatto e il record di Devin Haney rimane così pulito con lo zero nelle sconfitte. Tutto questo perché sembra che Ryan Garcia abbia utilizzato degli steroidi per i suoi allenamenti, per diventare più forte e prepararsi per il match contro Haney. La sostanza in questione è l'ostarina che è stata trovata nel sangue di Ryan Garcia, quindi per tutte queste robe qua, vabbè, è anche giusto ragazzi, se ti viene trovata una sostanza dopante, non riesci a dimostrare che hai preso degli integratori contaminati, come fanno la maggior parte degli atleti, è giusto che ovviamente paghi per questa cosa. Tuttavia vorrei vederlo sicuramente in un rematch contro Haney. Bando alle ciance, andiamo a vedere un po' questo video sparring di Ryan Garcia prima che diventasse professionista. E ci siamo, Ryan Garcia con il casco blu e i guantoni neri. Comunque si vede nettamente Ryan Garcia, ragazzi, quanto era secco, quanto era più magro rispetto ad oggi. Però il gancio sinistro, porca miseria, velocissimo. Allora, notiamo già da subito che le skill difensive di Ryan Garcia sono rimaste uguali identiche. Porca miseria, c'ha sto gancio sinistro fulmineo che quando ti prende... Timing pazzesco. Ed in più fa pure male, cavolo, perché vabbè, l'abbiamo visto con Haney e con tutti gli altri avversari. Tranne con Gervonta Davis, ovviamente, ma come cazzo fa a buttare giù Gervonta Davis? Bellissimo, cavolo. Bello. Qua la shoulder roll se l'è giostrata bene Ryan. Qua un po' sbraccione. Vabbè, lo stile a me sembra che sia rimasto praticamente sempre quello di sempre. Se voi guardate un Ryan Garcia di oggi che fa sparring, è più o meno, sì, sarà migliorato, avrà rifinito qualche cosa. Sicuramente la potenza fisica, che avrà un altro livello, vista anche la sua stazza oggigiorno. Però mi sembra che lo stile di combattimento, con tutti i suoi, con tutte le sue pecche, ecco tipo ste scene qua dove si va a girare, ecco tipo qua quando si gira. Ve lo ricordate il match contro Devin Haney, che costantemente quando Haney stava attaccando, Ryan Garcia si girava col culo, cioè gli metteva il culo in faccia praticamente ad Haney. Ecco, sta roba qua è rimasta. Neanche oggi, che è diventato professionista, è riuscito ad aggiustare sta cosa. Però i colpi sono veramente fulminei. La velocità di Ryan Garcia è veramente incredibile, ragazzi. Migliorasse anche la parte difensiva come la parte offensiva, secondo me diventerebbe un fighter veramente completo. L'avversario non sta neanche mettendo tutta sta pressione. Penso che dopo i primi colpi che ha preso, un po' si è preso male. Fine della prima ripresa. Seconda ripresa. Mamma mia. Un po' sbracciato il diretto destro, però potente. Però arriva a destinazione. Guardate sto gancio sinistro. Porca mia, quanto cazzo è veloce e quanto cazzo è preciso. Penso proprio che Ryan, se aggiustasse quelle piccolezze, diventerebbe veramente un fighter micidiale. E lì si potrebbe parlare poi di un'eventuale rivincita con Gervonta Davis. Per ora, secondo me, con Gervonta non ha chance, nonostante lui lo voglia combattere nuovamente. Qua la shoulder roll di Ryan Garcia, comunque, se la sta usando bene.
Bello il jab. Ecco, il diretto destro di Ryan non mi piace tantissimo. Ha il sinistro che è veramente bello da vedere. Veloce, fulmineo. Sia di jab che di gancio è veramente velocissimo. Quando lo usa veramente micidiale. Invece il diretto destro, quando lo porta, c'ha questo problema qua che sbraccia veramente tantissimo. Cioè, si nota. Cioè, guardate quanto si scopre quando porta il diretto destro. Il sinistro se lo dimentica proprio giù. Per carità, ragazzi, sarà ovviamente, queste sono critiche un po' da bar. L'importante è l'utilità dei colpi. Cioè, penso che Ryan Garcia abbia dimostrato che, nonostante tutti questi errori tecnici, riesce comunque a vincere i match. Tolto, ok, non rompete i coglioni con Gervonta Davis. Ma Gervonta Davis, ragazzi, non c'è nessuno al mondo che riuscirebbe a metterlo in difficoltà. Qua stiamo parlando di tutti gli altri pugili. Cioè, l'eccezione ovviamente non conta. Però sì, molto molto scoperto quando porta il diretto destro. Il diretto destro sbracciatissimo. Il diretto destro non mi piace per niente. Ma neanche il gancio tantissimo. Col sinistro invece è tutta un'altra cosa, Ryan. Qua montante al corpo. Qua cerca di tenere la distanza sull'avversario. Bello il gancio sinistro di nuovo. Qua usa il frame. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo di Ryan Garcia, che utilizza, ragazzi, questo jab che appoggia il suo sinistro come frame per tenere la distanza e prendere le misure per proprio colpire con il suo gancio. Altra ripresa. Bello, bello, mamma mia. Cioè, guardate che bello questo colpo di... Tiene la distanza. Passo indietro e boom, gancio in bocca. Micidiale, ragazzi, porca troia. Sto diretto destro inguardabile. Non si può proprio vedere. Da un professionista così... Cioè, vabbè, qua non era ancora professionista. Però è un errore che c'ha ancora oggi. Ed è inguardabile quel diretto destro. Anche il gancio. Con il destro non mi piace tantissimo. È una parte del corpo che non sa usare molto bene, Ryan. Qua di nuovo momento di studio. L'avversario attacca. Molto bravo anche ad attendere e rientrare subito con il suo gancio. È il suo punto forte, quindi giustamente utilizza sempre quello. Qua però ha preso qualche colpo. Qua non riesco a capire se c'è qualcosa al naso, se c'è il nasino un po' rosso. È un pochino rosso, eh. Altro gancio sinistro. Questo è un po' più lento, si sta stancando un pochettino. Bello. Che bello, cavolo. Mi piace un sacco, mi gasa troppo quando porta sto gancio. Che ci ho provato in palestra, ci sto provando un sacco ad allenarmi a tirare il gancio come Ryan Garcia, ma... È proprio questione di costituzione fisica, secondo me. Se voi vedete il gancio sinistro di Ryan Garcia, solo lui riesce a tirarlo così. Nessuno lo tira in quel modo. È molto più a schiaffone, non so come dirlo. Non è un gancio caricato con tutto il peso. È un gancio proprio di... con la spalla, proprio. Qua diretto al corpo. Bello la finta per il montante. Altra ripresa. Momento di attesa. Sto aspettando qua di fare passo indietro e gancio. Ed eccolo lì. Prevedibile. Cioè, oramai anche gli avversari dovrebbero capirlo. Cioè, anche l'avversario dovrebbe fare 2 più 2 e dire: oh cazzo, se parto di nuovo con quella combinazione, ogni volta mi intercetta con il suo gancio sinistro. Non so, cambia guardia, fai qualcosa. Oh, qua è rischiato. Sempre la solita cosa. Molto monotono per la maggior parte comunque del combattimento, dello sparring. Ryan Garcia fa sempre le stesse identiche cose. Fa sempre affidamento sul suo gancio sinistro, ma al di là proprio del colpo che tira, ma anche i movimenti sono sempre gli stessi. Se non qualche piccola...
qualche piccola variazione, ma è sempre lì che attende. Attende, aspetta che l'avversario attacchi e poi scarica il suo colpo. Jab di Ryan. Altro jab. Si scopre tanto anche quando porta i jab. Però essendo così fulmineo, ragazzi, come fai a criticargli sta cosa? Perché tanto è quasi impossibile andare di rimessa su un jab di Ryan Garcia, un gancio di Ryan. O sei Gervonta Davis, o se non sei Gervonta Davis, niente, te lo prendi in bocca e stai zitto. Sì, penso che il gancio sinistro sia molto più forte di quello destro per quanto riguarda Ryan, nonostante il nonostante sia in guardia destra e non mancina. Altra ripresa. Quante riprese saranno state? Saranno state tipo 5-6 riprese, penso. Ovviamente sono tagliate, non c'è proprio il... O sono riprese da un minuto. Fegatino? Questa me la sono persa. Vediamo un pochettino. Cos'è che è successo qua? Cos'è che è successo? Jab. Avanza. Esce. Boom. Fegatino, cavolo. Fegatino. Questo l'ha sentito. Ah. Ah. Ragazzi, i colpi al fegato sono veramente devastanti. Non so quanti di voi abbiano mai provato in sparring un colpo montante tirato forte, cioè che ti ha preso il timing giusto al fegato quando sei rilassato. Fa veramente male. Penso sia uno dei dolori cioè, dovessi descriverlo, è indescrivibile come dolore. È una cosa che ti fa talmente tanto male e talmente, cioè, non riesci a respirare, non riesci a contrarre il muscolo per il dolore, perché proprio ti manca l'aria. Una cosa bruttissima. Infatti tanti pensano che i colpi al viso sono quelli più pesanti, quelli che fanno più male. La gente che dice questo è perché non ha mai provato un montante al fegato, un gancio al fegato tirato bene. Posso capire l'ansia adesso dell'avversario, che ovviamente lo vedo un po' più chiuso. È normale. Qua ci prova a fare qualcosa, però se notate è molto più rigido nei movimenti. È normale. Quando prendi un colpo brutto comunque al fegato, comincia a chiuderti un po' troppo, comincia ad aver paura a portare i colpi, sei molto più rigido, hai paura di esporti troppo, e questo fa sì che paradossalmente tu prenda ancora più colpi. Qua bruttissima la cosa di Ryan, cioè qua fosse stato un altro che continuava l'azione, in queste situazioni qua chiuso così, porca miseria. Come fai a girarti in questo... Come fai? Cioè, prima regola comunque del pugilato: non devi dare le spalle, la schiena all'avversario. E invece Ryan Garcia no. A lui piace. Bello però. Qua è uscito bene. 1-2. Qua scarica di colpi. Qua ovviamente Ryan se la sta giocando. Sa già che alla fine comunque della ripresa lo sparring è già andato bene. L'avversario ha paura, quindi si sta gasando giustamente. Questo di nuovo montante. Fammi vedere, è entrato il fegatino pure questo? Boom. Mi sa che è entrato. Gomito è entrato. Mamma mia, sto diretto. Bruttissimo, cavolo. Ah, di nuovo fegatino. Qua ci ha provato di nuovo il fegatino. Tanto di cappello all'avversario, ragazzi, che ha resistito tutto sto tempo. Che comunque i colpi di Ryan Garcia fanno male. Fanno molto male. Nonostante quel peso, che comunque fosse molto più secco rispetto ad oggi, che grazie al doping, grazie al cazzo, diventi grosso. Qua mi sembra ultima ripresa o penultima ripresa. Vediamo se l'avversario riesce a fare qualcosa dopo i brutti colpi della ripresa precedente. Oh, che brutto questo gancio. Mamma mia. Cioè, bello da parte di Ryan, ma che brutto quando lo prendi in bocca. Altro gancio. Colpo al corpo. Altro gancio. Mamma, spettacolare. Oramai gli ha preso i tempi
per tutte le combinazioni all'avversario. E una volta che prendi il timing giusto, là i colpi arrivano a raffica. Bello il jab. Una cosa che non ho mai provato sono quei caschi lì, face bar, che ti coprono praticamente anche il naso. Sarei curioso di provarlo almeno una volta e fare una recensione sul canale YouTube per darvi una mia impressione. Perché mi sembra che comunque hai meno visibilità comunque per i colpi, quindi vedrai sicuramente arrivare meno i colpi. E soprattutto a livello di fiato, sono curioso di vedere che ti copre tutta la parte là che si forma la condensa. Sono veramente curioso di provarlo. Qua Ryan è ancora bello carico. Si vede che è in forma. Sto gancio. E voi calcolate, ragazzi, che saranno guanti da 16 once, i caschetti, senza, vabbè, i corpetti anche. Voi immaginatevi quel colpo al fegato senza il corpetto. Bellissimo, cavolo, bellissimo qua. Ha portato un diretto destro che, se l'ho visto bene, gli ha spostato bene la testa. Boom. Ah, mamma mia, che brutto. E infatti si vede che sta avendo male. Sta facendo fatica. È diventato sempre più rigido l'avversario dopo quelle combinazioni. Bellissimo diretto destro di nuovo. E finisce così questo video sparring di Ryan Garcia, che ricordiamo prima di diventare professionista. Che possiamo dire di questo sparring? Veniamo alle conclusioni. Io direi che la maggior parte delle skills, delle qualità di Ryan sono rimaste. E beh, è rimasto invariato praticamente a livello stilistico di pugilato. Fa sempre affidamento sul suo jab sinistro, il suo gancio sinistro. Raramente utilizza il diretto destro, anche perché tende a perdere tanto la guardia e la posizione dell'altro braccio quando tira il diretto destro, quando usa comunque il braccio destro. Quindi questi errori sono rimasti, sia le qualità sono rimaste, quindi la potenza del suo gancio sinistro, ma sia tutti gli errori che sta facendo a livello difensivi, a livello di che si gira continuamente quando l'avversario attacca, cerca di utilizzare la shoulder roll per schivarli. Ad un certo punto finisce sempre per dare il culo in faccia all'avversario, e l'abbiamo notato tantissimo questa cosa anche nel match contro Devin Haney, che lo faceva praticamente ogni 3x2. Risulta anche difficile però da capire un avversario che fa questa cosa. Cioè, abbiamo visto Devin Haney, ragazzi, è un pugile molto tecnico. Quando Ryan Garcia faceva questa cosa di mettergli il culo in faccia, girarsi completamente, lo metteva in difficoltà. Infatti non sapeva come attaccare. Io penso che l'abbia un po' messo in difficoltà Devin Haney anche per questo, perché lo sorprendeva con queste skills difensive bruttissime da vedere, però a quanto pare efficaci, perché anche Devin Haney non sapeva dove attaccare, gli tirava i pugni sulla schiena. Come abbiamo visto, è una skill molto vecchia di Ryan Garcia, che utilizzava anche prima di diventare professionista. Detto ciò, fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video di Ryan Garcia, cosa ne pensate anche della scelta di annullare il match contro Devin Haney, se è giusto, se è sbagliato, e se vorreste un rematch di Ryan Garcia e Devin Haney, o magari con Gervonta. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Uss!